siamo oggi all'ex 18 di Vercelli per incontrare una grande artista, una fotografa, Lella Beretta, che finalmente è presente in città con la sua mostra Fairly Tales Vercelli. Lella, finalmente a Vercelli. Ma sì, dai, finalmente a Vercelli. Questa mostra è stato un sogno realizzato, non perché io non avessi mai fatto delle mostre, sai benissimo in quali posti del mondo, quasi impensati, no? Ho fatto le mostre, però a Vercelli, la mia città, dove comunque sono nato, ho vissuto, ho la famiglia, ho i figli e ho lavorato per quasi 40 anni. Noi siamo venuti a trovarti oggi perché mi devi raccontare i segreti della tua mostra e delle tue fotografie. Ma più che i segreti, mi interesserebbe conoscere le storie che ci sono dietro alle immagini. Facciamo un giro per la mostra, certo. E vediamo qualche quadro. Li possiamo chiamare quadri? Ma questo è stato, diciamo, il mio obiettivo. Tu sai benissimo che io ho fatto un percorso artistico che mi ha portato a confrontarmi con tutti i grandi artisti del mondo e dietro a un lunghissimo percorso di concorsi e di mostre sono riusciti ad avere questa eccellenza mondiale di arte fotografica e quindi questo è proprio quasi un tentativo di riuscire con l'arte fotografica ad avvicinarmi alla pittura. La pittura è sicuramente sempre stato il mio sogno. Da bambina ho sempre desiderato essere capace di disegnare e non ci sono mai riuscita. Da piccola disegnavo queste damine, probabilmente erano così i miei miti, no? Queste donne con questi grandi abiti, eccetera, ma non sono mai riuscita a fare niente di bello. E la fotografia probabilmente a un certo punto della mia vita è quasi stato un aiuto per riuscire a realizzare, magari con una macchina fotografica, quello che comunque col pennello non sarei mai riuscita a fare. Ecco, dalle tue fotografie emerge molto l'atmosfera, soprattutto stiamo parlando in questo caso delle atmosfere vercellesi. Per esempio, vediamo questa immagine di una cascina avvolta nella nebbia con una donna, una modella che indossa un abito nero con due cani molossi a fianco. Cosa c'è dietro questa immagine? Ma come in tutte le mie fotografie, dietro questa immagine c'è la voglia di trovare il bello, anche magari dove il bello è difficile trovarlo. Quindi noi vercellesi siamo abituati alle atmosfere diciamo nebbiose e che comunque ci danno sempre questo disagio, no? Di umidità, di comunque che non riusciamo a vedere. Che... Invece io, per me la nebbia è un po' entrare in un mondo dei sogni, è entrare in un mondo dove vedi e non vedi e quindi puoi immaginare tutto quello che ti pare. All'interno di questa cascina, che è un po' l'emblema di Vercelli, queste cascine, no, immerse nella campagna, eccetera, ecco, ho visto un fondale bellissimo per una delle mie modelle, che come dico sempre non sono modelle, sono ragazze vercellesi, semplicissime, che studiano, lavorano e che hanno partecipato a questo progetto proprio per valorizzare il bello intorno e vicino a noi. Questa cascina volevo tirar fuori veramente un quadro, un dipinto, no? Servendomi praticamente di quasi nessun colore, perché come vedi la nebbia ha comunque avvolto tutto in questo grigiore, schiarendo tutto quello che poteva, e l'unico colore è forse quel piccolo rosso che c'è, diciamo, nei fiori del cappello. Anche i cani volutamente sono scuri, ma sono dei cani buoni. L'immagine non è un'immagine triste, cupa, è un'immagine buona che dà comunque, è come protezione, questi cani proteggono e anche questa fata nera in questo caso è bella e protettiva. Le stagioni, la stagionalità e le foto di Lella Beretta, qual è secondo te la stagione migliore per fotografare? La stagione migliore è sicuramente l'autunno perché non c'è bisogno di aggiungere niente a quello che già troviamo. Quindi tutti questi colori delle foglie che cadono, tutti questi viali alberati, rossi, gialli, l'atmosfera proprio che c'è in autunno, che il sole è sempre comunque molto basso, molto tenue, tranne quest'anno che vabbè è un caso particolare, quindi c'è sempre di solito questa leggera nebbiolina, quindi c'è proprio questa estate finita, questo autunno che ci accompagna all'inverno e che a me piace tantissimo perché mi dà la possibilità di creare questa atmosfera rarefatte che sono tipiche delle mie fotografie. Allora andiamo a vedere una fotografia che ritrae i colori dell'autunno.
colori dell'autunno. In questa fotografia mi sembrano rappresentati in modo, come dire, non trovo quasi neanche le parole. Mettile tu le parole. Ma questa è effettivamente una fotografia, tra l'altro, tra le più semplici che io ho fatto. Questi sono dei boschi che incontriamo quotidianamente quando andiamo verso Arborio, verso i paesi che appunto vicini alla nostra città. L'autunno rende queste immagini, rende queste atmosfere completamente magiche, e l'autunno è un trionfo di gialli, di rossi e di arancioni. C'era un grande tappeto di foglie che ho voluto valorizzare abbassandomi, tu magari puoi capire, comprendere con un grand'angolo, quindi abbassandomi per valorizzare tutte queste foglie bellissime sul terreno ormai già secche, e con questa patina arancione che si uniforma assolutamente a tutti i colori del bosco. Con sempre, diciamo, questa che noti un po' in tutte, con questo leggero effetto flu che mi ammorbidisce tutto quello che io fotografo. Che è un po' un tuo segno, una tua caratteristica distintiva, sì. Perché comunque le fotografie di Lella Beretta, diciamolo chiaro, si riconoscono in mezzo a migliaia di immagini. E adesso spostiamo un po' più l'argomento sulla fotografia in generale. Perché comunque in tempi dove in fotografia c'è la tendenza al minimalismo, invece Lella Beretta esalta non solo i colori, ma anche le forme e soprattutto le atmosfere. Questa è una sua scelta precisa. Sì, da sempre, perché chi mi conosce, anche nel mio lavoro, ho sempre dato spazio proprio a questa atmosfera un po' irreale, diciamo, ammorbidita, quindi questa realtà che alla fine era sempre comunque evanescente, questa realtà, io lo dico, tenera, di tenerezza, di dolcezza. Nelle fotografie artistiche non posso naturalmente cambiare il mio stile, perché quello so fare, quello mi piace fare, quello farò. Sì, la fotografia di oggi, e questo mi ricollego all'inizio di questa collezione. Allora, questa collezione è nata circa 5 anni fa, quando di fronte a questo cambiamento, io lo chiamo veramente tsunami della fotografia, mi sono trovata in un mondo artistico specialmente in cui io non mi ritrovavo assolutamente più. Quindi tutte questa ricerca della nitidezza assoluta, questa ricerca del duro, del bianco e nero, eccetera, non mi appartengono, anche se comunque ho fatto tante fotografie di questo genere per, diciamo, tutto il mio percorso artistico, però avevo voglia di liberarmi, di non essere più costretta da niente, di non essere più legata a nessuna moda e di non spiegare a nessuno il motivo, diciamo, delle mie fotografie, e mi sono proprio liberata totalmente e ho voluto fare quello che mi piaceva fare. Quindi ho incominciato a girarmi intorno, non avendo proprio tantissimo tempo per andare in giro lontano, in posti che già di per sé sono meravigliosi, però ho voluto fare questa sfida con me stessa. Se sarei riuscita a creare dei mondi magici negli angoli più consueti e normali in cui io vivo e noi tutti viviamo quotidianamente. Ecco, a proposito di angoli magici, mi ha molto impressionato una tua fotografia che ritrae una bambina, una donna e una mamma, e dei palloncini che vanno verso l'alto in un contesto molto, molto bucolico, molto, molto verde. Andiamo a vedere questa fotografia. E nel frattempo, mentre stiamo passeggiando tra le stanze della tua mostra, che comunque è aperto da quanti giorni ad oggi? Circa una settimana? Diciamo che domani sono 8 giorni. Ecco, com'è andata? Perché ci sembra che ci sia stata una più che buona, un'ottima affluenza di pubblico, cioè Vercelli ha risposto bene alla tua mostra. Veramente, direi che in 8 giorni, domani, ha avuto tantissime visite, molto, molto soddisfacenti, anche le persone che non hanno magari nozioni fotografiche hanno comunque apprezzato queste immagini
ma nella loro semplicità, perché io non ho nessun messaggio da dare tranne al fatto della bellezza e della leggerezza, quindi sono dei messaggi che tutti possono leggere in maniera semplice. Il pubblico finora è stato veramente numeroso, siamo soltanto alla prima settimana, ce ne sono ancora quattro, per cui insomma penso di riuscire ad avere insomma tante soddisfazioni. Siamo davanti alla fotografia che personalmente mi ha colpito e interessato molto. Spiegaci questa, non la fotografia in sé, ma come hai fatto a ricreare l'atmosfera di questa fotografia, anche perché non sarà stato facile fotografare quei palloncini che volavano verso l'alto e che creano quelle linee ortogonali con la pianta. Quella è una pianta, È una magnolia. È una magnolia, ecco. C'è proprio la perpendicolare, i palloncini in verticale contro la linea orizzontale dei fiori di magnolia. Certo. Sì, io quando fotografo mi lascio naturalmente trasportare solo dall'emozione, quindi non guardo nulla. Cerco di ricreare un'immagine molto perfetta, come avrai notato in tutte le mie foto, difficilmente trovi qualcosa che contrasta con i colori sono sempre molto morbidi, ricercati. Sì, questa magnolia è una magnolia a cui ho fatto il filo per diverso tempo, anche perché è soltanto una settimana all'anno è in queste condizioni meravigliose, quindi una grande fioritura, ma è una fioritura che ha già perso tante foglie, per cui ha creato questo tappeto rosa e quindi è ancora più magica. Ho immaginato una maternità, ecco, una maternità però raccontata con tanti toni di rosa che io adoro e quindi che si legano anche alla magnolia e con questi palloncini che mi hanno sempre dato un senso di grande leggerezza, palloncini, i bambini, no, dei desideri che mandano verso il cielo sperando che si esaudiscano. Quindi tutte queste cose messe insieme hanno creato questo risultato che ha addirittura superato le mie aspettative. Questa è una fotografia che è stata anche pubblicata su riviste, sulla copertina di riviste francesi e che mi ha dato un sacco di soddisfazioni. È una delle tante, a te piace molto questa, però potrei raccontartene mille, ognuna ha la sua storia. È una storia che è l'insieme di sicuramente la mia creatività, la mia voglia di valorizzare quell'angolo, diciamo, di ambiente che mi circonda, molto bucolico, quasi sempre hai detto la parola giusta, ma anche una specie di quasi organizzazione umana che si è creata intorno a me, perché alle fairy tales in un attimo, diciamo, si sono unite tante forze, tante energie, prima di tutto tutte le mie ragazze che appunto sono state proprio le fate di tutta questa collezione, che sono state sempre pronte ad essere disponibili in qualunque momento, quindi la nevicata e quindi correre perché era il momento giusto e magari sopportare un freddo, un 5 sotto zero anche pur di fare la fotografia, quindi l'infilarsi dentro la nebbia in una giornata freddissima di febbraio, oppure farsi morsicare dalle zanzare in un bosco meraviglioso perché c'era un controluce magnifico al mese di agosto, e poi tutte le persone che comunque mi hanno dato una mano, no? Nella costruzione degli abiti e proprio, diciamo, nel creare questa atmosfera bella di benessere collettivo che mi ha dato la possibilità effettivamente poi di trasformare questo mondo così di file, no? Come a volte ti dicevo, no? Quindi virtuale, in qualcosa di tangibile, che si tocca e che si guarda. E questo è stato il regalo più bello che ho ricevuto ed è il motivo della mia gioia immensa perché si è realizzata qui questa mostra. Mentre passeggiamo ancora tra le stanze della tua mostra fotografica sulle Fairy Tales, ecco, i tuoi studi umanistici, se non sbaglio hai fatto il liceo classico e poi ti sei laureata in filosofia, hanno avuto comunque un'influenza tangibile sui tuoi scatti, sulle tue immagini? Sì, direi che il mio, innanzitutto umanesimo, perché io sono sempre stata dell'idea fin dall'inizio della mia fotografia che l'uomo è la misura di tutte le cose. Non potrei mai fotografare un paesaggio vuoto
oppure non lo so, qualunque cosa che comunque non abbia al suo interno qualcosa di umano. Quindi la tua è una visione antropocentrica. Sì, un po' sì, devo ammetterlo. E vabbè, essenzialmente la filosofia è stata quella che mi ha comunque seguito in tutto il mio percorso, ma sia lavorativo e sia artistico. La filosofia è comunque estetica filosofica, quindi la bellezza che io cerco di valorizzare, di ricreare, nasce proprio da questo desiderio di creare una bellezza emozionale ed emozionante. Quindi qualcosa che quando tu la vedi ti crea un'emozione dentro, ti crea uno stato d'animo di benessere, perché c'è un'armonia, c'è una situazione in cui ti piace stare. E quindi questa cosa, ai tempi, tu sai benissimo, la filosofia antica riconduceva la bellezza a Dio, quindi era qualcosa che aveva un grandissimo potenziale di bellezza assoluta. E non lo so, probabilmente ho raccolto anche un po' questo senso della bellezza ed ho cercato di creare in questa mostra, ma anche in tante foto precedenti, diciamo a questo ultimo periodo, sempre il bello di ogni situazione. Io sono andata anche in Africa diverse volte a fare fotografie, ma non sono mai stata attirata dal fotografare i bambini tristi, che piangono, sporchi, e comunque ho sempre cercato di fotografare tutte queste persone con la loro dignità e con la loro gioia di vivere, che comunque c'è anche in mezzo alla miseria, c'è la bellezza a volte anche in mezzo alla miseria, perché bisogna raccogliere magari quel poco che tu hai e valorizzarlo. Questo è, diciamo, un po' il mio percorso di sempre. Qui siamo l'apoteosi, naturalmente, la sublimazione della bellezza. Della tua filosofia per immagini, possiamo chiamarla così. Certo, allora la mia prima, se ricordi, io ho fatto una mostra 14 anni fa a Vercelli, che ha avuto un successo veramente strepitoso, e che si chiamava Filosofia per immagini, per cui tutte le immagini avevano come motivo la mia filosofia, come punto di partenza e di arrivo un percorso filosofico. Quindi questa filosofia c'è ovunque, perché è il senso della bellezza, la perfezione. E questo io a volte dico, sono le mie le foto, quindi non dovrei nemmeno dirlo io, però sono fotografie che ogni volta che io le guardo sono veramente, non so definire quanto benessere mi diano, mi regalino. Però noto che anche tante persone, quando vengono a questa mostra, alla fine mi si avvicinano dicendo grazie di averci dato così qualcosa da vedere e da provare che non pensavamo esistesse più. Quindi probabilmente è un percorso fotografico all'indietro, forse, però io sono contenta. Prima di salutarci ti voglio fare ancora due domande e chiederti due curiosità. Allora Lella, la prima domanda: qual è stata la tua prima macchina fotografica? Parliamo veramente del Medioevo, però sì, era una ragazzina ed era una Zenith B, non so, probabilmente mi è stata regalata, forse da mia nonna, e era una macchinetta rudimentale, niente di che. Un regalo che ha influenzato tantissimo la tua vita. Ha influenzato tantissimo, perché pur essendo, come ti dico, una macchinetta da poco, e ho incominciato a divertirmi che cliccando in questo meccanismo riuscivo a tirare fuori qualcosa di bello, cioè che comunque la trasposizione da quello che vedevo a poi vederlo stampato su un pezzo di carta, le prime fotografie, no? Cartacee, e questa cosa mi dava un grande entusiasmo, e da lì poi, diciamo, è iniziato un po' il percorso. Quindi, a proposito di percorso, la seconda curiosità: quando Lella Beretta è entrata nella fotografia professionale, cioè ti ricordi ancora il tuo primo servizio? Guarda, ti dirò che sono entrata, ecco, si legano anche un po' le cose, sono entrata nel mondo della fotografia, diciamo proprio lavorativa, perché una volta laureata avevo fatto anch'io domanda di insegnamento, avevo fatto anche l'insegnamento al liceo, al magistrale, studio magistrale, però non ero soddisfatta, c'era qualcosa che mi mancava, e quindi al pomeriggio tornavo a casa e c'era sempre qualcuno che mi chiedeva qualche foto, ma hai voglia di fare due foto al mio bambino, hai voglia, e così è nata anche un po' la professione.
primo servizio fotografico mio è stato un matrimonio di un amico di Borgo Vercelli che appunto si sono fidati di affidarmi un momento così bello della loro vita, che poi però è finito bene, perché comunque le foto ai tempi, quindi parliamo di 30 e passa anni fa, con quelle foto sono riuscita a comporre un piccolo e direi anche bellino album. Poi io ho comunque completato il mio percorso, questo lo ricordo sempre, insieme ad un fotografo vercellese, dei primi, dei fotografi, diciamo, dei tempi, ed è Foto Luigi. Foto Luigi. Mitico Foto Luigi, io che quei tempi ero un bambino, mi ricordo che il Foto Luigi. Certo, era. Lui era un fotografo, è ancora oggi una persona squisita, molto gentile, molto generoso, e io lo seguii per un bel po' di tempo per potermi comprare poi, con quello che ricevevo in cambio del mio lavoro, una macchina fotografica. Quindi ero la sua autista, e mi ricordo sempre che avevo una 500 bianca, che era sempre l'ultima comunque del percorso, della fila del corteo degli studi. Esattamente, era sempre l'ultima, però comunque io quella avevo, lo accompagnavo e poi lo aiutavo a tenere i flash, il secondo flash, per dare questa luce che lui dava alle sue fotografie. Questo è stato sicuramente qualcosa che mi ha aperto sicuramente la strada professionale, perché con lui ho imparato la tecnica e comunque un po' tutto quello che un fotografo deve sapere per accontentare i suoi clienti. Ecco, una domanda così proprio al volo, diciamo, i giovani darebbero il brucio. Ecco, un ragazzo, una ragazza giovane che vogliono intraprendere a livello professionale la strada del fotografo, che cosa ti sentiresti di consigliare a loro? Guarda, io intanto consiglierei di valutare bene se la loro è veramente una grande passione o non magari solo una curiosità temporanea. Se fosse una grande passione, io consiglierei a tutti di seguire questa strada, perché essere fotografi è il lavoro più bello del mondo. Io lo posso dire, guarda, veramente a tutti, che ho lavorato quasi 40 anni divertendomi ogni giorno. Quindi a volte dico, sono insomma orgogliosa di aver fatto questo passo, che ai tempi non era facile, anche perché lasciare magari, non so, un lavoro da insegnante o da quello che potevo fare io, per diciamo inserirti in un mondo della fotografia che non sapevi neanche dove ti avrebbe portato, era comunque una cosa un po' audace. Io l'ho fatto e sono tanto contenta di averlo fatto, perché ho conosciuto persone meravigliose, luoghi meravigliosi, ho avuto esperienze umane e professionali incredibili, e a volte dico ringrazio davvero, però ringrazio il Padre Eterno di questo dono che mi ha dato, e lo ringrazio sempre più man mano che mi invecchio, no? Perché è stato un dono meraviglioso che mi ha dato la possibilità di vivere una vita fantastica. E noi invece ringraziamo Lella Beretta per averci dato la possibilità di ammirare le sue fotografie, e rivolgiamo un invito ai vercellesi e ovviamente anche a tutte le altre persone da fuori che non fossero ancora venuti a vedere la mostra, di fare un salto per vivere veramente dei momenti di cultura, di fotografia e di emozione, e sono convinto che le tre cose vadano di pari passo. Grazie Lella Beretta. Grazie a voi, grazie tante a voi.